battendo il pallone dopo il vantaggio e soprattutto senza mai forzare le giocate e impedendo, pur non rinunciando mai a giocare, ma una squadra di valore come il Pisa, di rendersi pericolosa se non al minimo sindacale. Oserei dire partita perfetta. Sì, abbiamo interpretato nel modo perfetto la partita. Sapevamo che dovevamo un po' gestire certi momenti di non possesso palla, ma dovevamo gestire bene quelli in possesso palla. L'abbiamo fatto concedendo, io penso che io mi sono arrivato al 68esimo, 65esimo, forse 62, non mi ricordo. E noi eravamo già sopra, insomma, di due gol, avevamo avuto anche altre occasioni. Contro questo Pisa, che è un Pisa che sta bene, l'ha dimostrato perché era in netta ascesa, e siamo riusciti ad avere una maturità tale, una padronanza dei momenti di una squadra che sa quello che vuole. E l'abbiamo fatto con grandissima lucidità, non prendendo mai le distanze, cercando di andare a tappare quelle traiettorie che loro sembravano a creare, e per mettere loro in condizione, i loro giocatori offensivi, di poter essere pericolosi. E non l'abbiamo fatto con grande sacrificio, ma con grande lucidità, senza soffrire mai. E poi quando abbiamo avuto palla, abbiamo verticalizzato, cioè abbiamo fatto del possesso, siamo andati a giocare nella metà campo della squadra avversaria a grandi tratti, proprio tenendo palla per minuti interi. E credo che tutto questo significhi un altro passo in avanti che questa squadra ha fatto. Io vado su quella che probabilmente è anche una sorpresa per te, immagino, cioè il coro che ti ha dedicato la curva. Non siamo abituati a assistere scene a questo tipo, è successo a fine primo tempo, è successo alla fine. Ti chiedo l'emozione, ti chiedo se a questo punto, per il tipo di partita, appunto per quello che è successo, la consideri forse la giornata più bella da quando sei tornato qua a Brescia. Guarda, per quanto riguarda, è ovvio che mi rende orgoglioso, mi fa un enorme piacere, perché poi sapete, è una storia che è ripartita dopo tanti anni e dove avevamo lasciato e siamo riusciti a ripartire allo stesso modo. Dato che sono anche consapevole che quei cori sono vengono attribuiti a me, ma sono da girare a tutti quanti, perché credo che tutti stanno facendo un grande lavoro. E sono nella società dove posso veramente lavorare nel modo che preferisco fare, però l'emozione è stata tanta, anche se, ripeto, io credo che quel coro là vada a gratificare un po' tutto l'ambiente per quello che stiamo facendo. E ti chiedo che quello che mi ha impressionato oggi è stata più che altro proprio un Brescia, la tattica che ha avuto, perché è vero che non ha mai fatto, io non ho mai creato in porta, mi è tutto per un'ora, ma è riuscito soprattutto anche nei momenti in cui il Pisa poteva invece reggere, quindi dopo il primo gol, dopo il secondo, invece a giocarsi ancora la partita fino alla fine, cioè non l'ha subito nemmeno in quei momenti lì, ed è la cosa che mi ha impressionato di più. Sì, è un aspetto, lo sottolineiamo prima con i vostri colleghi, è un aspetto che mi fa piacere che venga sottolineato, perché è comunque crescita anche questa. Siamo riusciti ad essere soprattutto nelle frasi cruciali, a mettersi molta personalità, intraprendenza, lucidità anche nel momento in cui dove poteva esserci maggior pressione da parte loro, e invece siamo stati sempre dentro la partita nel modo giusto, gestendo veramente i momenti, accelerando e abbassando la velocità. Contro una buona squadra. Quali tra le tante chiavi di questa partita possiamo dire che c'è stato quella di un altro passo che avevano alcuni tuoi giocatori, cioè penso Bianchi, Galazzi, come entravano tra le linee, come mettevano proprio in difficoltà e tagliavano in due il Pisa, insomma. Sì, al di là che stiamo bene, questo è visibile, no? Avevamo preparato proprio il riuscire siccome sapevamo che loro sarebbero venuti sui riferimenti e dovevamo essere bravi tra le linee a entrare con i due e tre quarti per poter mandare a vuoto la pressione avversaria. Ci siamo riusciti, l'abbiamo fatto, a volte farlo anche meglio, si poteva al primo tempo, all'inizio non l'abbiamo trovato spesso, poi abbiamo trovato le distanze per poterlo fare, e dovevamo riuscire a
posso dire, a cambiare le giocate, nel senso che qualche volta dovevamo trovare, ma dovevamo essere bravi ad alternare la profondità. E con Mancini e gli esterni l'abbiamo fatto sempre, per cui siamo riusciti sempre ad allungarli e comunque a trovare tra le linee, ed era quello che volevamo fare. Siamo riusciti, e mi fa piacere perché viene premiato, sì, il lavoro, ma viene premiato l'approccio e il lavoro che fanno questi ragazzi in settimana, che poi fortunatamente sabato durante la gara si vede. Salve Mister, Lorenzo Riverti, Radio Bruno, e io lo voglio chiedere, secondo lei su che aspetto l'ha vinto il Brescia? Perché a me mi ha impressionato fino al gol di Mancini, il primo gol, un atteggiamento diverso, una convinzione, forse andava di più la sua squadra, e se per lei questa vittoria rappresenta anche una rivincita visto i trascorsi. Allora, dove la mia vita sicuramente nel io posso parlare per noi dovevamo avere un atteggiamento che doveva essere sì di lettura, ma anche quando partiva la nostra pressione dovevamo essere un po' spavaldi, un po' sfacciati, e lì siamo riusciti a farlo bene, ma proprio nella partita in questo siamo cresciuti, mentre nei primi minuti siamo partiti un po' timorosi, e poi per il resto purtroppo delle annate partono in un modo e nell'altro, non c'è nessuna rivincita. Io sono felice di essere a Brescia, ho passato purtroppo poco tempo l'anno scorso per poter dare un mio contributo, perché veramente 6 partite sono niente, e mi è dispiaciuto molto, però io sono felice di Brescia, no, non devo avere nessuna rivincita. Ieri ti avevo fatto una domanda, no, su quello che si sentiva, dico, senza Borrelli ha segnato gli attaccanti, e se non dico che cavolo Borrelli ti sei accorto, però è vero che questa squadra, così per come interpreta le partite, può anche prescindere da qualunque interprete, anche se siamo tutti dispiaciuti ovviamente per l'infortunio di Borrelli e di Holzer anche. Assolutamente, no, allora, il fatto che è ovvio che da allenatore vorrei tutte a disposizione, potrei scegliere chi però quando ieri vi ho detto che non cambia nulla da parte nostra, perché comunque siamo competitivi, siamo dei ragazzi che comunque possono alternarsi e il risultato non cambia, questa è la risposta. Purtroppo poi viene mancato il ricambio, perché poi nel momento in cui ci sono dei momenti che bisogna di alzare un po' la pressione, di fare cose diverse, non è la possibilità, e questo purtroppo per questo diventa un guaio. Però la fiducia, la consapevolezza che questi ragazzi comunque possono spingere a fare bene al di là delle assenze, l'abbiamo dimostrato dall'inizio quando siamo arrivati, abbiamo avuto problemi in porta, abbiamo avuto il difensore, abbiamo avuto in mezzo al campo, abbiamo avuto davanti adesso, e abbiamo sempre sopperito senza mai lamentarci, almeno io non l'ho fatto mai una volta e voi me ne siete testimoni. E ovvio che qualche potenziale ce lo toglie, questo è innegabile, però questi ragazzi lavorano, voi li vedeste lavorare in settimana e probabilmente se aveste questa fortuna vi spiegheste tante cose poi in sabato durante le partite. Basti tu però, nel senso che è un atteggiamento, cioè tu riesci secondo me a trasmetterci tante volte quello che hai fatto durante la settimana. L'altra volta prima di Cosenza hai detto ho visto la squadra andare a 2000 all'ora, prima del Palermo hai detto ho dovuto frenare la squadra, e hanno già voglia di tornare in campo, cioè, tu sei molto bravo a trasmettere anche a noi. Non va bene questo, non va bene, perché quando le cose c'è la settimana negativa dovrei nasconderla, invece l'età sono anziano io quasi. Non te lo chiedo dopo la sua prestazione più scintillante, però per la continuità che sta avendo, insomma, inizia anche lui a far parlare di sé. Ti chiedo se consideri Besaggio forse il tuo prodotto più riuscito da quando sei a Brescia, perché quando sei arrivato era sostanzialmente ai margini, anche all'inizio della tua gestione non l'abbiamo praticamente visto, poi è entrato e non è più uscito. Allora, in coda, scusami, ti chiedo un commento sul rigore, sembrava esserci qualche dubbio se hai rivisto il video di sé. Non l'ho rivisto, il rigore non l'ho rivisto perché non riesco a commentarlo. Per quanto riguarda Besaggio, ma lui come altri ragazzi, che poi alla fine, se io vado a vedere il minutaggio di questa squadra, al di là di qualche punta, diciamo qualche picco di qualche giocatore, alla fine tutti quanti hanno un minutaggio ottimo, diciamo che ha
c'è stato un andamento abbastanza costante di tutto. Per quanto riguarda il disagio quando è arrivato lo dicevo lui, se tu hai ascolti, lo può esprimere a lui. Secondo me puoi diventare un giocatore importante per la nostra squadra, ma c'erano degli aspetti che dovevano ignorare. E quando, non tanto tempo fa, aveva fatto un quarto d'ora in tutto, per tutti gli spezzoni di cose, e lui ha avuto il merito di credermi sempre, di pensare che non lo prendevo in giro, che non era una gestione, ma che quello che gli dicevo corrispondeva a quello che pensavo. E così è stato, adesso che lui si è tagliato il suo spazio, deve migliorare, perché come tutti noi, come tutti, dobbiamo migliorare tutti, ma comunque quello step che avevo chiesto di fare l'ha fatto. Le ultime due, Zanarini e poi Tognoli. Voglio chiederti se quando stai sul 3-0, 3-1 lo fai sempre fare agli altri, perché 3-0 in casa è un brutto risultato. Questa è bella. Io infatti mi sono arrabbiato come una bestia per il gol, ma adesso ripensarci. La primogenitura è mia, già con la Sampdoria facevo il tifo con la Sampdoria, dai, non vorrei mai. Sempre nel finale. Adesso che mi hai fatto pensare, potevo arrabbiarmi meno. Anzi, quasi lo parava anche. E quasi lo parava, quasi dovevo arrabbiarmi con le Zerine. Te ne faccio un'altra, sempre sulle chiavi di oggi. Direi che anche il duello Iello d'Alessandro, cioè d'Alessandro, poteva diventare un serio problema per voi, perché loro sono partiti con tre quarti, due punte, e d'Alessandro dal quarto di destra, poi insomma il duello con Iello poteva ingolosirlo, cioè Iello secondo me l'ha tenuto, tranne forse i primi minuti sono andato proprio a cercarlo, sì. Ma l'ha tenuto basso. Caro. Noi era la zona dove siamo andati un po' più in inferiorità numerica, dove abbiamo dovuto abbassare la pressione, perché Calabresi con il destro saliva un po' di più, perché Stene sarà bravo a mettersi alle spalle di Besaccio, per cui lui era quello che aveva la gestione più difficile in quella zona del campo, perché doveva gestire tante volte l'inferiorità numerica. E mi fa piacere che tu sottolinei questo, perché è un giocatore che anche lui sta continuando a fare prestazioni una dietro l'altra. Lui anche all'inizio si vedeva scettico nel giocare a sinistra, invece adesso si rende conto, insomma, che può dare un contributo anche là.